Ormai vicino alla partenza, andiamo a vedere che cosa mi porterò per perlomeno un mese di commesse di viaggio, perché il biglietto di ritorno ce l'ho tra un mese. Ma in realtà poi, per esempio, l'anno scorso era partito per un mese, sono rimasto tre. Quindi diciamo che perlomeno un mese in cui dovrò lavorare e voglio andare a fare parecchie foto e video in giro per il nord argentino, e spero anche di riuscire questa volta ad arrivare anche nel nord del Cile, nel deserto di Atacama, e così riuscire anche a fare delle, diciamo, foto di questa e documentare questa parte del Sud America che ancora non ho visto, nonostante sia abbastanza vicina al posto dove sono stato parecchie volte, appunto Salta, al nord dell'Argentina. E allora vediamo cosa mi porterò. Vedremo che ci saranno cose importantissime, cose meno importanti, e poi che queste cose le ho divise in gruppi e poi capiremo bene perché. Allora, iniziamo dal fatto che abbiamo detto devo partire, ma devo anche lavorare. Quindi un computer è necessario sia per poter lavorare da lunedì a venerdì, sia per poter poi sviluppare le foto e pubblicarle e lavorare video. Quindi computer. Poi per fare le foto ci vuole una macchina fotografica. Macchina fotografica che ora per ora ho messo qua. Ora vedrete perché, capirete la motivazione. Allora, iniziamo. Quale macchina fotografica mi porto? La macchina fotografica è la A7C, cioè la Sony A7C, in prima battuta con un 24 mm f2.8 della Samyang. Tutte le lenti che sto portando sono Samyang, poi vedremo perché. Il 24-28 dovrebbe servire sia come lente tuttofare, quella che userò probabilmente un po' di più, per riprese soprattutto cittadine, e in più perché vorrei fare qualche prova di astrofotografi, quindi avevo bisogno di un grandangolo che fosse un minimo aperto, ecco, 2.8 già mi consente di lavorarci un po'. Poi porterò il 45 1.8, sempre Samyang, e il 75 1.8. Perché? Prima di tutto perché il 45 1.8 è un'ottima lente per fare soprattutto video, vengono veramente stupendi, e una focale che mi sta piacendo veramente tanto per fare questo, ed essendo abbastanza aperta, il full frame mi permette un buono sfocato. Poi, siccome so già che una delle cose che saranno, diciamo, ci saranno in questo viaggio è il fatto che nostra nipote avrà un bambino, ho portato un obiettivo da ritratto, quindi il 75-1.8 è un ottimo obiettivo da ritratto, sfoca veramente molto bene, ha un bel bokeh dietro, e insomma, e poi tutte queste lenti della Samyang hanno un valore aggiunto quando viaggiate, che sono super super leggere. Nonostante stiamo parlando di una macchina full frame, abbiamo per esempio questo, il 24 forse pesa
non so, 90 grammi e queste pesano circa 150 l'uno, quindi insomma delle cose super super leggere. In cosa si perde rispetto alle Sony? Che le Sony sono generalmente tropicalizzate, cosa che questa non è, quindi bisogna starci un pochino più attenti. Però queste sono veramente leggere e molto molto ben performanti. Ad alcuni non piacciono perché le sentono molto di plastica, ma d'altra parte se uno vuole una cosa leggera, questo è quello che diciamo c'è. Ora andiamo a vedere cos'altro abbiamo qua. In questa abbiamo anche un piccolissimo treppiedi. Questo treppiedi, ora vedrete, non è l'unico treppiedino che porto. E il motivo per il quale porto questo treppiedino è che è di plastica. Quindi ho per fare, diciamo, vlog, riprendere a me stesso, questo treppiedi fondamentalmente dovrei non avere nessun problema a portarlo con me in, diciamo nella cappelliera, nel farlo salire sull'aereo. Mentre per le cose un po' più che sembrano più contundenti, come un punto treppiedi, aste, eccetera, che magari sono di ferro o di metallo in generale, potremmo avere problemi all'imbarco. Quindi quelle andranno nella stiva, però ora vediamo che appunto sono divise per logica. Oltretutto in questa borsa troveremo questa cosa piattissima, in realtà non è altro che il posto dove andrò a mettere il telefono, perché magari vi voglio vedere qualcosa durante il viaggio. Tenete conto che già solo il Roma Buenos Aires diretto sono 14 ore e poi ci sono altre 2 ore per salta, che quindi farà il paio col telefono. Il telefono in realtà, oltre a essere utilizzato come telefono, avrà vari compiti. Il primo, dal punto di vista del lavoro, andrò a inserire una SIM di diciamo argentina, e mi servirà da backup della linea in caso avessi problemi col wifi, perché per lavorare ho bisogno di essere sicuro di essere connesso. L'altra cosa servirà quando io dovrò fare dei video di me stesso spiegando con la macchina fotografica, non portandomi altri device che possano registrare video. Questo sarà, diciamo, il device che servirà per registrare appunto video. Diciamo in seconda battuta, dopo la macchina fotografica, diciamo dopo la Sony. Dopodiché, che altro troviamo qua dentro? Due cosette. Una, vabbè, degli auricolari Bluetooth per ascoltarsi un po' di musica ogni tanto che ci vuole, e poi qua abbiamo il microfono della Holyland, l'M1, e con sia il receiver che come si chiama, il trasmitter, e quindi questo mi servirà per appunto soprattutto fare vlog. Perché in realtà i microfoni di questa macchina sono veramente buoni. Andate a vedere gli ultimi 2 video che ho fatto di musica e vedrete che la registrazione è stata fatta con i microfoni interni della macchina, è venuta stupenda. Però quando poi si parla di parlare al microfono, è chiaro che se c'è rumore esterno, eccetera, è meglio avere. Anche perché questi sono super piccoli, quindi insomma non. Quindi vado a rimettere queste cose a posto e passiamo avanti. Allora, abbiamo detto
che stiamo dividendo le cose per gruppi. E questi gruppi sono, prima di tutto, appunto, come avete visto, il gruppo macchina fotografica, eccetera, che userò anche durante il viaggio, quindi li voglio avere a mano subito. E quindi questo va tutto qua dentro e poi prendo e semplicemente apro la... Comunque, piccolissima cosa, volevo farvi notare come ho trasformato la mia vecchissima di tipo 35-40 anni fa, la tracolla della Zenith, in una tipo, come si chiama, Peak Design, no? Che si smonta. Ho fatto questa piccola modifica perché normalmente questa macchina ha dei grossi problemi col rumore che fa il triangolino che viene sbattendo contro la macchina. In questa maniera non ho più questo problema di rumore. Ok, andiamo avanti. Andiamo a vedere cos'altro mi porto, che sta tutto qua, perché se sta qua vuol dire che non ne ho bisogno da avere proprio accanto a me, eccetera, però che verrà con me in cabina, quindi non va estiva, per due ragioni. O sono cose costose e che quindi non voglio che me le rubino magari dalla valigia, oppure perché ci sono cose che proprio in stiva non si possono mettere. Esempio, i power bank. I power bank purtroppo vanno per forza con voi in cabina. Quindi andiamo a vedere cosa c'è. Abbiamo un po' di cavi, che sono i tre cavi, diciamo, che mi servono. CC, AC e A micro USB, quindi tutti i tipi. Poi abbiamo un pacchettino con delle cose un po' così, tipo il riduttore da USB A, USB C, una chiavetta, eccetera, cose insomma piccoline particolarmente importanti. Poi ci abbiamo un caricatore da 33 watt, il power bank, questo della Baseus, che è 20.000 mAh, questa però è la versione da 22 watt, non è quella da 65 purtroppo, però comunque io lo provo, lo uso, con questa riesco a caricare sia il telefono che il Macintosh interamente. E quindi, come vedete, poi c'ha il display che mi dice quanta carica è rimasta, ma anche quanta ne sta consumando, eccetera. Poi abbiamo detto questo perché qua, perché non si può portare purtroppo in stiva, perché un bel mattoncino l'avrei mandato tranquillamente in stiva, ma non si può. Altra cosa, questo LED, orei al minimo è a 1, se lo sparo forte questo, che è un LED RGB, comodo per varie cose, ma in più questo fa anche da power bank. Quindi avremo questo, avremo un SSD Samsung da 1 tera, la batteria di ricambio della macchina fotografica. E qui, questo, diciamo, sono tutte le cose che verranno con me nello zainetto, quello da cabina. E continuiamo. Ora andiamo a vedere quelle cose che andranno in stiva, perché non mi servono subito, comunque sono cose che hanno un valore, diciamo, economico relativo, e quindi mi fido a mandarle in stiva. Prima di tutto
questa cosa strana. Questa cosa strana va sul flash per rendere la luce del flash più dolce. Quindi poi abbiamo questa cosa stranissima, altra cosa strana. Questa non è altro che un wifi repeater. Perché? Perché se vado a lavorare a qualche parte dove non arriva bene il segnale wifi, magari con questo creo un ponte che me lo porta fino a dove devo stare a lavorare io con più tranquillità. Poi abbiamo i filtri. I filtri direi che forse questi li porto con me e non li mando in stiva, che sono 3. Porterò un ND variabile per i video, un ND da 10 stop fisso per le lunghe esposizioni e un polarizzatore circolare. Quindi andiamo a ricomporli. Così e li infilo dentro una bustina. Magari questi effettivamente andrebbero con me. Poi abbiamo il caricatore della batteria della macchina fotografica. Tenete conto che perché lo metto qua? Perché in realtà, anche se me lo rubassero, comunque io posso caricare la macchina direttamente dall'USB-C. Poi un altro cavo USB-C un po' più lungo, USB-A, USB-C, un caricabatterie con 2 batterie AA che in teoria non si potrebbe mettere in stiva, però insomma, speriamo che questo non rompano. E poi un paio di connessioni, cui un semplice 3, divisione in 3 della connessione, ma questa è importante perché questa all'attacco delle spine argentine, quindi questo è fondamentale per far funzionare il tutto. Poi, siccome il mio Macintosh ha qualche problema, non so perché, con l'audio, cioè, si sente, però si sente un po' maluccio, e mi sono portato un piccolissimo, però una cosa infinitesimale, un come si chiamano, una cassa Bluetooth, che ha la cassa Bluetooth, è proprio una cosa finissima, però vi assicuro che si sente. Poi abbiamo un altro cavo di sicurezza. Ah, questo invece è importante. Questo è qualcosa di particolare. Questo è un attacco a L che si mette sotto il telefono, alla porta USB-C del telefono, perché il mio telefono non ha l'ingresso da jack da 3,5. Quindi l'unica maniera per poter io utilizzare il telefono con i microfoni wireless è utilizzare questo attrezzino con un cavetto TRS a TRRS, mentre la macchina fotografica va con un cavo TRS-TRS. Poi abbiamo un flash della Godox, il TT350S, quello per Sony, e come vedete queste cose qua, queste sono qua perché appunto questo è un treppiedino che avrei potuto utilizzare al posto dell'altro, ma questo è di metallo e ho paura che poi mi creino problemi, quindi preferisco mandarlo in stiva. E se ho bisogno di rendere il treppiedi più alto, c'ho questa piccola barretta che si chiude e rimane fissa dove poter inserire sopra. Questo sarà poi il mio cavalletto per lavorare piccolo. Questo ha anche un'altra cosa buona, che questo si gira
e si apre interamente, quindi abbiamo veramente un'ottima presa sul terreno quando è messo così, eh? Tenete conto che io ho tutte attrezzature estremamente leggere, quindi basta poco per reggerle, non c'è bisogno di cose mega galattiche, perché diciamo che la Sony, compreso gli obiettivi che sto portando, sta tra i 600 e i massimo 700 grammi, tutto compreso, pure mettendoci il flash oppure il video LED, comunque proprio a scassare siamo sugli 800 grammi, quindi insomma delle cose molto. Poi rimane la cosa, una delle cose più importanti, una pompetta per pulire in caso il sensore. Sembra una stupidaggine, ma veramente sta cosa ti salva in maniera incredibile. E poi una cosa strana, questa qua. Questa qua non è altro che come si chiama? Una L, perché se dovete attaccare qualcosa e magari non entra, soprattutto con il Macintosh, c'è il problema che i due attacchi USB-C sono molto vicini, quindi quando una chiavetta è troppo grossa, l'altra non entra. Invece mettendo questo attacco a L così, si riesce a far entrare due comodamente. Una va dritta e l'altra. Che altro abbiamo? Un altro cavetto per se domani e semplicemente per attaccare il telefono quando abbiamo detto avrò bisogno magari di fare vlog e la macchina fotografica sarà occupata. Quindi questo è tutto. È molto, è poco, boh, non lo so. Io cerco di stringere ogni volta e alla fine. Mi sembra sempre che sia troppo, quindi certamente non è un gran peso in generale, però insomma, non riesco mai a stringere quanto vorrei. Ecco, io aspetto il giorno che i telefonini siano così buoni, ma così buoni che veramente non ci sia bisogno delle macchine fotografiche. Questo per qualcuno sarà un'eresia, per me invece è il normale avanzamento della tecnica. Ancora oggi credo che purtroppo non sia così. È vero che con un telefono riesci a fare una gran parte di foto di anche altissima qualità, ma appena cala la notte, appena ci sono delle situazioni di luce che richiedono dei ranghi dinamici più ampi e quando insomma vuoi ottenere un certo tipo di look delle riprese, ancora oggi la macchina fotografica con dei buoni obiettivi fa veramente la differenza. Detto questo, spero sia stato quantomeno interessante, vi siete divertiti a vedere tutte queste cianciufraglie tecnologiche che mi porterò in giro e alla prossima.